Ciao e mandi a tutti i ragazzi, sono Ava come lava. In tanti hanno fatto queste tier list su Genshin Impact. Ebbene, la porto anch'io per la prima volta. E vi devo dire una cosa, questa tier list non la faccio soltanto perché, no, è semplice perché io lo dico, no, è quello che dico io a legge, non è vero. Io vado. Reputo in base alla potenza dei personaggi di Genshin Impact adesso che è la 3.3, ok? In poi. Detto questo, iniziamo col primo personaggio che vediamo ed è Albedo. Albedo che è un personaggio sub DPS, ok? O support, vedete voi, Geo. Molto buono col team Monogeo, 4 personaggi di Geo insieme. Se no, potete metterlo, ma. Ok? Albedo sfrutta il suo potenziale con 4 personaggi Geo. E io lo reputo una. Poi passiamo a Aloy. Aloy è un personaggio di Zero Dawn, ok? L'hanno fatto. È 5 stelle, non 4 stelle, ok? Però non è niente di che, non ha nulla di speciale, secondo me. Quindi io la reputo B. Amber, C. Ayaka. Ayaka è un'ottima attaccante, Cryo, ok? Potentissima con la sua ultimate, ok? L'elemental skill ci sta. Come flessibilità, anche con i team ci può stare, potete metterli in diversi team, ma non è un SS, non è quello che wow, vi cambia proprio il gioco, vi salva proprio tutto e da tutti, ok? E quindi la metto S. Abbiamo Barbara. Barbara, un healer, ok? La potete ottenere subito, no? Per i nuovi giocatori la potete ottenere, potete potenziarla, certo, ma non. Ok, potete trovare qualcosa di meglio. Io la reputo una B. Vi ricordo che a C6 ha la sua Elemental Burst, no? Che è una cosa potentissima. Anche nell'abisso funziona, quindi. Ok, se ce l'avete, potete, no, pensare di utilizzarla più spesso. Beidou. Beidou è una support, o sub DPS, vedete voi, Electro. Molto molto buona, potete utilizzare con lei come batteria, ok? Quindi energy recharge e io la spiaccicherei in A. Senza se, senza ma. Passiamo al dio del fuoco, Bennett, Pyro Archon, SS subito. Per i nuovi giocatori, se lo tenete, non dite "Oh no, ma questo non mi sembra niente forte". È potentissimo. Se ce l'avete, perfetto, potenziatelo, sì. Fate quello che volete e non vi deluderà mai. Provare per credere. Passiamo a Chongyun. Chongyun dovrebbe essere un attaccante, ma non è niente di speciale come Aloy, quindi B. Diluc. Diluc, per i veterani di Genshin Impact, se vi ricordate, era potentissimo, faceva dei danni veramente wow, perché era all'inizio del gioco, no? Era SS, ma ha fatto un ritorno indietro. Lo metto in A. Ci sta, ma non troppo. Passiamo a Diona. Diona, anche lei una healer barra support Cryo. Flessibile. Ci sta. Nella maggior parte dei team io la reputo una bella A. Eula, Eula, Cryo DPS che disintegra i nemici con la sua Elemental Burst. Ok, dovete avere la sua arma, la signature weapon, se no fate danni ma non troppi. E io la reputo S, non SS. Passiamo a Yanfei, Yanfei anche lei, Pyro, buona, carina, ci sta. Però B, perché è tipo una Klee, cioè è più forte Klee. Yanfei è una copia, no, cinese di Klee, secondo me. Quindi in termini di utilità B. Fischl. Fischl è un'ottima support sub DPS Electro. Ok? Potete schiaffeggiarla ovunque. Potete metterla in qualsiasi team e lei non vi deluderà. Ok? Quindi S. È più forte di Beidou? Sì, e come? Quindi S. Ganyu. Ganyu, anche lei è molto utile col team Melt o team Freeze. Non è SS, ma è un S. Ok? È molto buona, anche lei. Gorou, Gorou lo posiziono come Albedo perché
funziona? È valido? Sì. Meglio C6 e ovviamente col team Monogeo. Passiamo alla prossima. Utao. Allora, qua parliamone. Utao potrebbe essere una semplice SS, ma per essere SS dovrebbe avere almeno la C1 o la sua arma, ok? In termini di utilità è molto buona con Team Melt, Team Vaporize, Team Burning, ok? Overload, però non è un po'... No, Utao è una roulette russa, funziona quando ha poca vita. Quindi potete potenziarla, ma io la colloco in S. Cioè, fatelo, potenziatela. Cioè, i personaggi SS e S, potenziateli al 90 o 80. Gli A, sì, potete così per provare, per divertimento. B e C, potete anche un po' scartarli. Ok, poi abbiamo Arataki Itto, numero 1. Numero 1, e lo dice la parola stessa, numero 1. SS, rapidissimo, è molto semplice da utilizzare, fa danni molto buoni ed è una bestia, letteralmente è una bestia col team Monogeo, ok? Prossimo, Kaya, il nostro amico Pirata. Pirata, buono, ci sta, anche agli inizi del game ci sta. Potete utilizzarlo anche come energy recharge, come supporto, come batteria. La sua ultimate è molto buona, no? Perché vi crea l'anello intorno a voi di Cryo ed è anche un ottimo, no? Mette sempre Cryo ogni tot. Kadeara Kazuha, il nostro fabbro, molto molto buono, potentissimo, dovete prenderlo perché vi cambia il gioco. Prende i nemici piccoli, crea il campo, no, di vento, si mescola ovviamente con gli altri elementi, ok? Quindi un SS, semplice e preciso. Keqing era SS all'inizio, ma è diventata una A. Buona, ma non troppo. E vi ricordo, attenzione, che Keqing non ha la sua signature weapon, ok? Non ce l'ha. Cioè, la migliore che potete dare a Keqing è la Mi Splitter o il Primordial J Cutter. Poi abbiamo la Lion's Roar, che non mi ricordo come si dice in italiano, ormai sono abituato all'inglese, ok? Potete potenziarla, ma non era forte come una volta. Abbiamo Klee è la versione potenziata di Yanfei, quindi A, classico. Kokomi, la best healer, ok? È la stessa cosa con Yanfei e Klee, quindi Barbara è la versione debole di Kokomi. Kokomi vi cura tutto il team a una velocità impressionante, quindi è una healer potentissima, molto utile. Mettetela in ogni team e lei vi salva le chiappe. SS semplice. Lisa è uno dei personaggi più rari del gioco, ovviamente. Arriverà la nuova skin, preparatevi. Ah sì, arriverà la nuova skin di Lisa e quella di Ayaka. Lisa io la collocherei su una B o A, io direi B, dai. B ci sta, è una Fischl, però Fischl più forte ovviamente, ok? Ha lo stesso ragionamento di gioco. Mona, attenzione, Mona ovviamente dovrebbe essere giocata con Xianling, Kadeara o Bennett, no, molto potente la sua Elemental Burst, dovete buildarla in modo che faccia da buffer, ok, per gli altri team del gruppo, così diventano ancora più potenti e fanno più danno. Non è SSS, e quante S? Non è SS, ma è un S solida, ok? Ningguang era una Geo DPS, ma ormai no, Ito è entrato, Zhongli è entrato, quindi ciao. B, adieu Ningguang, è stato bello, almeno più rivederci. Ecco, Noel rimpiazza Ningguang, secondo me, in termini di potenza e utilità, quindi A. Jin, healer, barra support, più healer, secondo me, quindi una buona A per lei. Vicino a Klee, mettiamola vicino a Klee. C, perché potete contare su Diona, su Jin, su
Kokomi su Barbara. Cioè, potete utilizzare Barbara al posto di Cici. E poi è straodiata, no? Tutti la odiano perché arriva quando non dovrebbe arrivare nelle vocazioni. E con questa ho detto tutto. Razor, il nostro lupacchiotto, è buono, ma non troppo. Quindi io lo posizionerei B, sì, dai, B in termini di utilità ci sta. È più forte che Ching, è più forte Beidou. Sì, dai. Razor non è nulla di speciale, secondo me. Rosaria, buona come support. Ovviamente è sempre nel Team Freeze. Anche la sua Elemental Burst è molto buona. La collocherei B. Abbiamo Kujusara. Kujusara è... ok, qua io la metterei S. Ma, prima di metterla S in termini di utilità, ovviamente in termini di utilità appena si sblocca, no? Kujusara, ok? Dovete averla C6, perché è potentissima a C6. Quindi, in termini di utilità, è un A. Non è un S. Vorrei metterla S, ma la faccio per l'utilità, quindi è un A. Sayu... ok, B. Non è niente di speciale, Sayu. È meglio Jin. Meglio Jin, però Sayu è utile per l'esplorazione, ecco, dai. Shen'o è una buffer Cryo, quindi aumenta il danno del team di Cryo, del ghiaccio. Ok, quindi è una easy A tier, secondo me. Ci sta. Vi servirà nei momenti un po' più critici, cioè se non avete buoni danni di Cryo, se avete Shen'o, lei vi fa la magia e vi aumenta i danni Cryo. Poi abbiamo Raiden Shogun, dove la mettiamo? C ovviamente, no, S tier. Come sappiamo tutti ormai, Raiden vi può cancellare un nemico in poco tempo. È molto forte anche con costellazione C0, C2, la perfezione, C3 ancora di più, ok? Raiden ovunque lei fa le magie, ok? Detto questo, passiamo alla prossima. Sucrose ci sta, ma non troppo, quindi io la potrei mettere A. È come una piccola Kadeara, ok? Posso, però Kadeara è totalmente un'altra storia, quindi gli do una bella, dai. Poi abbiamo il nostro amico Ed Sheeran, Tartaglia. Tartaglia molto buono, fa dei danni molto buoni, ok? Dovete imparare ovviamente a giocare con Tartaglia. Io lo reputo un S, perché ovviamente gli Harbinger hanno anche uno stile di combattimento molto evidente rispetto anche agli altri, no? Lui può cambiare le posizioni dei suoi attacchi con l'arco e con i coltelli e robe varie, con le spade. E se riuscite a fare una buona tecnica, ok? Fate una buona rotazione con Tartaglia, vi può cancellare tanti nemici in poco tempo. Poi abbiamo Toma, il nostro amico cornuto qua. Toma è anche lui è un support pyro. Funziona come tipo Fischl, posso metterla così? Per l'utilità gli darei una A. Una A, secondo me, Toma. Cioè, non è niente di speciale, ma fa il suo dovere. Ok, quindi A. Abbiamo il nostro amico 20, come avevo detto prima, no? Era all'inizio del game, era un SS tier, ma adesso è diventato un classico A. Perché? Perché se avete 20 è molto potente con i nemici piccoli, perché li prende insieme, no? Li raggruppa e potete fare quello che volete, ma con i nemici grossi non potete fare nulla. Cioè 20 diventa un po' inutile, ok? Xianling, vi ricordo che è per i nuovi giocatori che è sbloccabile nell'abisso gratuitamente, e anche lei è come Bennett, fa le magie, toglie veramente tanto, è molto utile, fa le reazioni, no? Team Melt, Team Vaporize, Team Burning, è ovunque. E anche la sua Elemental Burst ha una percentuale molto alta, no? E quindi è perfetta. Non disperatevi se la trovate, portatela subito
al 90 e gli date una bella arma, ok? Poi abbiamo il nostro amico Xiao, che non ride mai, ma vabbè, era forte, ma adesso, come Diluc, ha fatto un passo indietro. Ah, abbiamo il nostro Xingqiu, il nostro, no, amico, qua, capelli blu, SS tier. Anche lui è come Bennett, come Xianling, è un personaggio rotto, vi cura, fa danni, fa tutto, vi protegge, applica idro in continuazione, SS tier, diretto. Dateli, 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 dateli. Ho detto ancora, dateli una Sacrificial Sword. Se non ce l'avete, dateli una Skyrider Sword, quella a 3 stelle. Vedete voi, dateli però una bella arma, cacchio. Xinyan, la nostra amica rocchettara, non è niente di che. Quindi, B, non ha, diciamo, nulla di speciale in termini di utilità con altri team o su un determinato team. Yaimiko, amica di Raiden, però io la colloco S tier perché lei è un... Potrebbe, cioè, vedete voi, potete buildarla come main electro DPS, DPS, ok? O support, o sub DPS, electro. È molto buona con l'elemental skill, ok? È come Fischl, ma è ancora più efficiente, ok? Quindi Yaimiko è, ok, è molto molto buona. Yoimiya anche lei è molto buona con i suoi attacchi normali infusi con l'elemental skill. Anche lei funziona come Utao, no? Però l'inverso. Occhio perché ha poca vita e vi muore in poco tempo. Dateli un Zhongli e un po' di Xingqiu, un po' di Yelan, robe varie, un po' di support hydro. Se volete fare ovviamente Vaporize Team. E anche lei vi fa benissimo, vi fa dei buoni danni. Passiamo, Yunjin, molto buona C6 con Hayato. Perché rende il vostro personaggio attivo più veloce. Ok? Però in termini di utilità è gli do un B. Cioè, se lo tenete, meh. Cioè, evitatela, ok? Date priorità ad altri personaggi. Passiamo al nostro amico Zhongli. Ok, Zhongli è letteralmente la muraglia cinese. Cioè, proprio con lui potete stare fermi, fare quello che volete, guardare un po' gli avversari e non riceverete danno. Poi l'elemental burst pietrifica tutti, ok? Datele una Favonius, così mandate meteoriti come non ci fosse un domani alla velocità della luce. Passiamo al nostro amico Hayato. Hayato è simile a Ganyu, intendo con l'elemental burst. Ganyu e Hayato insieme durante la burst potete frizzare chi volete, ok? Quindi... Hayato poi anche con la sua elemental skill è buono, fa dei danni buoni come tipo come Yoimiya, ok? Non è SS purtroppo, ma è un bel S. Cookie è una healer, ok? Electro barra support, molto buona, e se ce l'avete potenziatela. La metto A perché in termini di utilità va bene, diciamo, ok? Su ogni team, quasi ogni team. E sì, dateli un Tenacity, dateli un bel set da support e il gioco è fatto. Yelan SS tier. Perché? Perché è la copia evoluta di Xingqiu. Guardate, hanno anche il taglio di capelli uguale, quindi è la versione più potente di Xingqiu. Ok, lei è molto potente anche a C0. Dateli una Favonius, Energy Recharge, potenziate la Burst e vi fa dei buoni danni. Ok? Poi, Eizu, soprannominato One Punch Man, perché avevo visto tipo dei video, ma vabbè, c'erano certi che avevano arma R5, C6, ok? E tenendo l'elemental skill premuta, ovviamente con tutte le pozioni, toglieva tipo 300.000, 400.000 pugno. E quindi, però, in termini di utilità, io gli darei un B. Continuiamo con lei è la Lumin, però Dendro, stessa, diciamo, stile di gioco, quindi un B, niente di che. Dori è più forte di Beidou, quindi se avete Dori non date l'importanza, secondo me, ok?
La sua Elemental Burst vi cura e applica Electro su di voi. Però, sì, potete utilizzare Fischl, vi dà più soddisfazioni. Continuiamo con il nostro Iter. Iter dovrebbe essere ovviamente ASS. Chissà se, no, quando arriveremo a Kanria nella versione tipo 10 o 12.0, lui avrà tutti gli elementi del gioco e dovrà sconfiggere non so chi, il boss finale, vabbè. Però in termini di abilità adesso è un B insieme alla sua sorella o gemella, vabbè, Lumine, ok? Andiamo avanti con Tainari. Tainari, sono molto felice di averlo ottenuto, veramente, perché non ce l'ho ancora buildato al 100% e mi fa danni atroci, veramente atroci. Però funziona su determinati team specifici, quindi è un S tier. Ok? Lui è un Aghanim, ok, però dentro, però è più veloce. Ok, Elemental Skill, sparate, 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 Elemental Burst e rifate di nuovo il giro del team. Non mi viene il termine. Vabbè, Candace, mi piace come personaggio, però non lo faccio per la simpatia. E ha un occhio sì, un occhio no, ed è egiziana. Ha un'infusione con la sua Elemental Burst che fa diventare de su determinati personaggi Claymore, spada, no, spadone, spada e lancia. Vi fa diventare d'acqua gli attacchi. Quindi una B. Andiamo col nostro giustiziere egiziano, Saino. Saino è forte, ma non come Raiden. Non come Raiden, mi dispiace, cioè potete, no, potete dire quello che volete, ma io lo reputo, è forte, ma non è allo stesso livello di Raiden, quindi è un S per lui. Nilu è molto 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 potente. Nilu è semplicemente col team Bloom, è un SS tier, ma dovete costruire un team Bloom. Se non lo fate, Nilu è un S tier. Fa dei buoni danni, ok, però... richiede attenzione Nilo, la nostra signorina. Abbiamo Layla, che è un incrocio tra Ganyu e Iona. È un personaggio molto interessante. Ok, anche lei dategli un set support e si colloca in A. È buona, è fattibile. Se ce l'avete, potenziatela. Potenziatela. Poi abbiamo la nostra cara Naida. Naida è una SS tier. Perché? Perché Naida è al 90% collocabile in ogni gruppo, ok? Potete fare le vostre combinazioni perché Naida richiede Pyro, Electro, Hydro. Lei si trova bene su questi personaggi, ok? Molto buona, applica dentro molto di più rispetto a con lei i Traveler, ok? E quindi è un SS tier. Ok, è potentissima, è potentissima. Quindi in futuro, ok, quando riapparirà, prendetela se non ce l'avete. Passiamo a Faruzan. Faruzan è buona, ma deve essere C6. Se non è C6, non è forte. Quindi non gli date troppa importanza e io la metto B. Ma attenzione, se l'avete C6... Ok, e Faruzan sta col vagabondo. Ok, è una combinazione perfetta. Lei diventerebbe S tier, ma soltanto se avete C6. Ma se la sbloccate, subito B tier. Poi abbiamo per finire il nostro amico Scaramouche. Scaramouche, detto il vagabondo, ok, è diventato Anemo. Era elettro, ma ok. E lui è un SS tier. Perché? Perché rispetto a Venti, a Sucrose, a Sayu, a Faruzan, al Traveler, poi anche a... Ok? Lui è un catalista, quindi applica Anemo, ok? È più forte di Eizu, vola, ha lo stesso... ha la stessa meccanica, mi correggo, di Tartaglia, ok? Quindi è speciale. E potete, se andate a tempo, potete utilizzare la sua Elemental Skill senza sprecare nessuna stamina. Cioè, io l'ho perso questo maledetto, mannaggia, perché lo volevo veramente tanto.
No, ho fatto il video, andate a vedere, che fortuna ho avuto, no, a ottenere lui, non dico chi, ma è lui, cacchio. E Scaramouche, ok, potete anche evitare danni dai nemici che vi piombano dall'alto. Lui salta, vola e voi non ricevete danno. Ok? Molto molto buono. Elemental Burst lo potete utilizzare anche in aria. Quindi è un SS completo. E poi Scaramouche, se avete Pyro o non mi ricordo, vabbè, adesso se comunque avete determinati elementi, lui diventa più potente o più resistente o più velocemente. Non mi ricordo perché non l'ho ottenuto. Chiedo Venia, scusate, scusate, ma la prossima volta lo prenderò perché di sì. Perché di sì. Bene, detto questo, a voi i commenti, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se è abbastanza corretta o proprio è uno schifo. Ok? Quindi mettete un like, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!